Bene, ce l'avete fatta e avete trovato il video corretto. Ti arriva la trasmissione che quello doveva contare i soldi con le mani e tutti gli davano fastidio e poi alla fine se avevi contato i soldi giusti ti tenevi, la ricordi? No. Ricordo quella dei chicchi dei ghiso dove vedi quanti chicchi ci stavano dentro il barattolo. Ecco la mia classifica personale. Al primo posto la BMW 335i. Non rompe, la metto al primo posto. Al secondo posto? Non me lo ricordo. Al secondo posto Audi S3. Dai, 4x4. Non mi piace tantissimo perché è un po' troppo tonda, però ara l'asfalto. Al terzo posto Mercedes AMG S55. Solo perché il nome è difficilissimo. Mercedes AMG S55, non scegli lingua. Terzo posto. Al quarto posto metto la Z4 solo perché la macchina che verrà dopo fa ancora più schifo secondo me. La Boxster S. Bicchiere che già hai usato, no? No, sono tutti puliti. Solo perché ho passato i 40 anni e non userò violenza contro di te dopo aver ascoltato la tua lista della tua top 5. Allora ragazzi, la top 5 di Matteo è questa, la seguente. Perché mi piace molto nelle linee, non è vero che è da donna, trovo che la Z4 coupé, la 3.0 sia la più bella della top 5. BMW Z4 coupé al primo posto. Ciao, io vado via, ciao. Al secondo posto la Boxster S con 252 cavalli, motore centrale, ottimo bilanciamento dei pesi, sarà anche la Porsche dei poveri, a me piace tantissimo, ma solo ed esclusivamente col cambio meccanico, il Tiptronic è una merda. Terzo posto, perché no, la 335i da commenda, motore turbo con 306 cavalli, bella macchina, ma un po' troppo elegantina, non è molto muscolosa, se proprio dobbiamo comprare una coupé di una BMW preferirei la M3 E92. Quarto posto, Audi S3, sì, è vero, ara l'asfalto, 265 cavalli, lui l'ha messa al secondo posto, quindi non capisco perché si sta mettendo le mani nei capelli, potrebbe evitare questa pantomima, anche è abbastanza patetica. Bella la S3, si trova da 8.000 euro, è vero, ma è una macchina che ne vale la pena soprattutto se vivi a Livigno. All'ultimo posto, nonostante abbia 500 cavalli e sia molto interessante nello 0-100 e 4.8 secondi, la Mercedes AMG, la S55. Non mi piace molto esteticamente, quindi la metto al quinto ed ultimo posto. Bene ragazzi, entriamo nella parte viva del video. Non ci voleva niente a fare un video in cui dicevamo, elencavamo le 5 auto, le 10 auto, le 15 auto più belle e più potenti. Ma chi l'ha fatto mai sulla storia del YouTube, anzi dell'umanità, un video in cui si elencano le 5 auto di merda più veloci del pianeta Terra? Cazzo, figa sta idea, ti è venuta a te? No. L'ho copiata. Da uno che l'ha fatto su Vimeo. Spezzo una lancia YouTube a favore di Spadano. È stata lancia una che, sua idea. No, la spezzo la modo di dire. La Delta non si tocca. Quindi non spezza lancia, non fa niente. E quella si spezza da sola. L'idea è stata del buon Spadangelo. Allora allora sì, effettivamente. Finalmente. Ora vi racconteremo quali sono le 5 auto più brutte ma più veloci della storia della Terra e dell'umanità. Peccato che per saperlo dovrete cliccare questo link qui.